È un precario sprofonda nella disperazione perché viene abbandonato a se stesso, senza nessuno che lo possa o lo voglia aiutare. Se vogliamo un giornalismo libero di combattere le mafie, che sia protetto dalle mafie, che sia riconosciuto il suo valore anche economicamente, perché ormai solo una minima parte dei giornalisti ha grandi giornali alle spalle pronti a difenderli. La maggior parte sono giornalisti che onorano questa professione sul campo. E quindi non possiamo dare solo solidarietà quando accade il peggio, quando ormai è troppo tardi. Per cui a quel punto nessuno è più innocente, ma saremmo tutti responsabili. Grazie. La ringrazio, collega Duva. Adesso la presidente Bindi, prego. Sì. Prego, presidente. Chiedo scusa, presidente, ma pensavo che fosse iscritto qualcuno per il mio gruppo, perché io parlo per depositare la risoluzione. Quindi, la Commissione parlamentare antimafia ha lavorato molto in questi 2 anni e mezzo, producendo, credo, lavori pregevoli che sono stati d'altra parte ritenuti tali dal voto pressoché unanime delle 2 assemblee, oltre che dai lavori della Commissione. Ma credo che debba essere riconosciuto a questa relazione un valore che potrei definire tipico di una commissione d'inchiesta. Non solo perché, come ricordava il relatore, il vicepresidente Fava, è la prima volta che la Commissione antimafia nella sua storia cinquantennale affronta questo argomento. E iniziare ad indagare un tema così delicato credo che sia già un contributo molto importante per il presente, ma soprattutto per il futuro dei lavori della Commissione parlamentare antimafia. Ma perché si iscrive questa relazione appunto nelle relazioni tipiche delle commissioni d'inchiesta? Per il metodo di lavoro che è stato seguito, ma soprattutto per dei risultati che aggiungono alla teoria e alla prospettiva di riforma un'inchiesta sui singoli casi, chiamando per nome e cognome le persone e le situazioni. È come tale una relazione coraggiosa. Non è stato un lavoro scontato, non è stato scontato l'approvazione di questa relazione. Proprio perché voglio ricordare a 40 anni dalla relazione di Pio La Torre, in questa come nell'altra relazione si chiamano per nome e cognome le persone e le situazioni. E non sempre le fonti sono gli atti giudiziari. Il lavoro della nostra Commissione è un lavoro sicuramente facilitato dalle indagini della magistratura. Ma le commissioni parlamentari d'inchiesta hanno e devono avere a loro disposizione anche ulteriori strumenti che in questa relazione sono stati utilizzati. Sono stati utilizzati coinvolgendo i protagonisti, andando a evidenziare le contraddizioni che attraversano il rapporto tra informazione e criminalità organizzata delle mafie. Quindi io voglio innanzitutto esprimere, attraverso la risoluzione che presento, voglio sottolineare l'importanza di questo lavoro. Voglio altresì rappresentare un altro elemento che rende questa relazione particolarmente preziosa. Tra qualche giorno
presenteremo mercoledì insieme al procuratore Roberti la relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia. Ogni anno noi veniamo chiamati a riflettere sul fenomeno delle mafie sempre uguale a se stesso e sempre così capace di cambiare, di mutare, di adattarsi alle situazioni, di essere attraversato da mille contraddizioni. Ecco, in questa relazione noi facciamo la fotografia ad un mondo che più di altri ci mostra questa capacità delle mafie di essere sempre uguali a se stesse, sempre capaci di cambiamento e di essere una realtà difficile da indagare perché le verità e le menzogne si intrecciano in maniera che potremmo definire incestuosa. Infatti questa relazione è la prima relazione su questo tema. Ce ne sarà una seconda che andrà a far parte di un'inchiesta più ampia che è quella dell'antimafia. Perché accanto ai giornalisti minacciati, accanto all'uso da parte delle mafie, dell'editoria e dell'informazione, c'è anche un capitolo importante che dovremo scrivere e che in questa relazione è iniziato, ma diciamo sicuramente non completato, su come si può usare l'informazione come lotta, come strumento di antimafia che a sua volta diventa uno strumento per riaffermare i poteri della mafia. È accennato nelle minacce che certa stampa rivolge nei confronti di chi combatte la mafia, il tentativo di calunniare, di distruggere l'integrità della persona che è in prima linea a combattere le mafie, ma credo che su questo capitolo noi dovremo indagare ancora di più e da questo punto di vista, dicevo, è un esempio tipico di come si possa entrare dentro un mondo che presenta numerose contraddizioni e difficile interpretazione. L'altro aspetto che voglio sottolineare con forza, che anche chi mi ha preceduto negli interventi ha fatto, ciò che oggi rende più vulnerabile chi svolge un lavoro dell'informazione è la precarietà del rapporto di lavoro. Un giornalista non può non essere libero perché non gli viene riconosciuto pienamente il suo diritto a svolgere il proprio lavoro. L'essere condizionato dalla precarietà, più che dal non adeguato compenso economico del lavoro che viene svolto, rende continuamente ricattabile l'esercizio di questa funzione fondamentale. Il nostro diritto ad essere informati è legato alla libertà di coloro che ci devono informare. E in un paese nel quale non esiste di fatto il mestiere dell'editore, perché non esiste di fatto se non la stampa che viene finanziata da chi a sua volta è imprenditore di altri settori, rende ancora più difficile e più ricattabile l'esercizio di questa professione quando non c'è un rapporto di diritto di lavoro che consenta che quel rapporto non si interrompe se quel pezzo che si scrive o quelle parole che si dicono non sono gradite a chi finanzia quell'informazione. Oggi la vera minaccia che arriva ai giornalisti che sono in prima linea, soprattutto nella stampa locale, è prevalentemente legato a questo dato che tocca risolvere alle istituzioni. Questa relazione certamente è dedicata a tutti coloro che sono stati uccisi, è dedicata a tutti coloro che sono minacciati, è dedicata a tutti coloro che ricevono querele temerarie, ma è prevalentemente dedicata a coloro che
si trovano in una posizione che li rende in qualche modo già minacciati nel momento in cui devono esercitare la loro professione. A questo aspetto va posto in qualche modo rimedio, io credo, perché la precarietà del rapporto di lavoro è la negazione di un diritto e vale per tutti i lavoratori, ma quando a quel lavoro è legato la tutela di un diritto fondamentale scritto nella Costituzione, io credo che noi dobbiamo sentirci ancora più impegnati. Questo soprattutto in un paese come il nostro, dove la presenza delle mafie, che sono un potere non semplicemente criminale, sono un potere in relazione con tutti gli altri poteri. Possiamo pensare che non c'è interesse nella società di oggi, dove l'informazione è il vero potere, a condizionare il potere dell'informazione, a non avere relazioni con quel potere, a non avere relazioni con chi a sua volta ha in mano il potere di quella, dell'esercizio un dovere e un diritto così importante? Ecco, io penso che giustamente questa relazione si conclude con alcune proposte che saranno oggetto eventualmente di proposte di intervento legislativo anche da parte della Commissione, come sempre abbiamo fatto su tutti i temi sui quali abbiamo lavorato e stiamo lavorando, ma credo che sia fondamentale non fermarci ad esprimere solidarietà di fronte a un tema come questo, ma a porre assolutamente rimedio. E questo vale soprattutto per la stampa locale, vale soprattutto per le piccole testate, vale soprattutto per i giornali locali, vale questo soprattutto in alcune realtà, come per esempio la Calabria, dove non esiste una testata riconducibile a gruppi nazionali. E l'informazione locale è tutta in mano a poteri economici locali, a loro volta condizionati da poteri mafiosi. Vale per alcune zone della Campania e per alcune zone della Sicilia, dove l'informazione locale ha molti più lettori e molti più ascoltatori di quanto non ce l'abbiano le reti o le testate nazionali. E chi lavora in quelle testate è particolarmente sottoposto a questo ricatto e a questa contraddizione. Quindi con questa relazione vogliamo richiamarci tutti, ripeto, ad una consapevolezza. Il diritto dovere dell'informazione contenuto nella nostra Costituzione è decisamente minacciato in questo Paese, certo perché ci sono le mafie, ma anche perché, come in tutti gli altri settori, stiamo offrendo alle mafie un sistema particolarmente ricattabile e penetrabile da parte loro. E quindi bisogna intervenire sul sistema dell'informazione. La ringrazio, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione. Avverto che è stata presentata la risoluzione Bindi, Fava, Duva, Carfagna, Garavini, numero 6211, che è in distribuzione. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire ora, anche per esprimere il parere sulla risoluzione presentata, oppure si riservi di intervenire in altra seduta. Interviene ora, prego. Grazie signor Presidente, grazie Presidente, colleghi e colleghi della Commissione Antimafia. Io intervengo ora per aver ascoltato con grande interesse e apprezzamento gli interventi che hanno fatto seguito alla presentazione di questa risoluzione e esprimo il parere favorevole del Governo in merito alla risoluzione che è stata presentata. Si tratta di un impegno che il Governo intende assumersi in maniera costante e celere.